Il nostro lavoro non è semplice, nel senso che noi ci troviamo ogni giorno ad affrontare tanti casi che spesso riusciamo a risolvere, spesso non ci riusciamo. Fortunatamente con la collaborazione di Elisa e di Marisa, per quanto riguardano i due aspetti, sia l'aspetto legale che l'aspetto psicologico, molte volte riusciamo a risolvere le situazioni, come diceva Elisa, senza, diciamo, la trafila legale, quindi evitando denunce, evitando cose molto molto più impegnative, molto più traumatiche per le donne che si troveranno poi in seguito ad affrontare cose abbastanza pesanti, fortunatamente. In altri casi riusciamo a portare avanti dei discorsi sempre lavorando in simbiosi per poi vedere dove alla fine ci portano queste situazioni. Ci siamo trovate ad affrontare alcuni discorsi inerenti al bullismo anche nelle scuole elementari, per cui abbiamo trovato dei problemi nelle classi, nelle prime e nelle seconde classi delle scuole elementari. E qui metto un punto. E al di là di questo, il nostro centro è un centro che funziona 24 ore su 24 e la cosa basilare del nostro centro è l'accoglienza. L'accoglienza significa che le donne che si rivolgono a noi sono libere di scegliere quello che vogliono fare. Non siamo noi che diciamo alle donne quello che devono fare, quindi non siamo noi a dire a una donna devi andare e fare questo, devi andare e fare quest'altro. La donna è libera di fare un percorso per poter arrivare a un certo punto, quindi se vuole poi arrivare al discorso della denuncia, se vuole arrivare al discorso del processo, se vuole arrivare al discorso, diciamo, che poi alla fine ci sarà una condanna, un'assoluzione, è libera di farlo. Se decide di gestire la propria vita prendendo coscienza di quello che sta vivendo, quindi cercando di capire il partner, se c'è un partner violento, quindi cercando di, tramite la nostra Marisa, far fare un percorso di recupero a livello psicologico, se è una persona che è un alcolista, cioè se ci sono queste tematiche, quindi cerchiamo di aprire anche questo sportello. E se invece la persona decide di convivere con quella situazione, noi non siamo noi che diciamo di no. Noi gli possiamo consigliare che strade prendere, ma la decisione importante rimane sempre alla donna. Per questo dico, non è semplice gestire un centro antiviolenza, perché le situazioni ci sono tante. Ogni donna ha la sua storia, ogni persona ha la sua vita, ci sono spesso e volentieri dei bambini di mezzo, le famiglie con dei minori. Noi analizziamo a 360 gradi tutto quello che può succedere. Volevo dire, possiamo fare questa piccola esibizione? Allora, prego. Una cosa volevo dire riguardo alla violenza psicologica, questo per esperienza personale. La violenza psicologica, spesso quello che è violento psicologicamente è un debole. Quindi, se uno applica una forza, un'azione violenta verso questa persona, spesso questa persona cessa tutta la sua attività psicologica. Quindi, contro queste persone, talvolta è più facile. Con un'azione però diciamo che deve essere brutale, deve essere brutale, cattiva. Bene? Ma dalla parte della donna? Esatto. Bene. Ribellarsi. Prendere per il culo una persona e sbatterla vicino a un muro, senza pensarci due volte, risolve il problema. Quella persona non vi darà più fastidio. Quindi a me, come maestro e ai miei istruttori, a cosa viene chiesto? Viene chiesto di bloccare quella fase, cioè impedire che una persona venga. Detto questo, volevo far spiegare semplicemente alcuni principi della difesa che può essere classificata femminile. Bene, abbiamo due individui. Bene, Davide l'aggressore è cattivo. Bene, preso da un raptus, prende per il collo Cinzia. Bene, allora, queste cose, non so se qualcuno di voi ha mai assistito a un'azione del genere. Questo soggetto qui, io non so se fortuna o sfortuna, mi è successo. Bene, questa persona qui ha voglia di tirare le braccia. Se poi è una persona massiccia, Cinzia è destinata a morire soffocata. Questo
La reazione di Cinzia spontanea sarà, come tutte le persone, cercare di o allontanarsi e di prendere le braccia e cercare di liberare, no? Bene, questo non avrà nessun effetto. Cinzia morirà. Bene? Purtroppo è così. Non avrà nessun effetto. Bene. Allora, ecco qual è il discorso. Il discorso suo sarà che Cinzia, nel momento in cui arriverà, si allontanerà, cercherà, perché è un istinto naturale. Lui comunque arriverà. Fa un passetto più avanti, più stabile, ok. Dov'è che arriva il discorso tecnico dell'insegnamento? Ecco, in questa fase qui, che lei ha un istinto, ma questo istinto va tolto, perché questo è sbagliato. Allora, nel nostro insegnamento tecnico insegneremo a Cinzia a alzare un braccio. Sì, lei scapperà impaurita, ma questo braccio partirà in alto e ruoterà e andrà in basso. Ed è una cosa molto semplice e non comporta fatica. Bene, lui subirà un trauma, che può essere un danneggiamento dei polsi, un danneggiamento dei polsi, può subire praticamente questa azione violenta che non si aspettava, no? Non si aspettava. Quindi può lasciare, no, sotto l'azione di questa azione di Cinzia il collo. Cinzia cosa farà? Si continuerà a allontanare, prenderà una posizione distante. Lui potrebbe rimanere sorpreso da questa azione e a un certo punto, da questo momento di pazzia, dire: ma cosa sto facendo? Bene? E potrebbe ricominciare un discorso di dialogo. Questa è una difesa, chiamiamola, istintiva, condizionata, diciamo, ma anche tecnica. Non è data, diciamo, confusionaria. Quindi abbiamo risolto un problema. Questa persona è uscita fuori di testa, ha preso il collo e lei, senza fargli particolari danni, sfruttando semplicemente il movimento del corpo che se ne vuole andare via e un movimento del braccio, ecco, ha risolto il problema. Lei se ne va, lui qui, lei agirà verbalmente, chiaramente, contro di lui e probabilmente la situazione potrebbe risolversi. Escalation, la persona prende il collo. Cinzia fa la stessa cosa. Bene? Bene? Ok. Questa persona non molla la presa. A questo punto abbiamo capito che la via, quella più umana, non è sufficiente. Cinzia cosa farà? Non farà altro che ruotare questo braccio e colpirà violentemente la faccia. Bene? Lui sicuramente in questo caso si allontanerà. Cinzia in questa situazione prenderà e scapperà via. Lui starà bene, col sangue che scende, e per alcuni secondi, ed è così perché, bene, queste cose le conosco, rimarrà in questa condizione, poi andrà a cercare Cinzia, e Cinzia è già andata via. Bene? Un'altra situazione può essere che Cinzia, tutto come prima, si allontana il braccio, ok, cerca di fare quello che può fare, ma lui è arrivato addosso. Bene, allora Cinzia cosa può fare? Cinzia può usare la gamba anteriore e colpire le parti basse. Bene, a quel punto lui, esatto, a quel punto, esatto, a quel punto, ripetiamo. A quel punto il danno, se tecnicamente fatto bene, non sarà comunque né nella parte frontale della gomitata né nella parte della ginocchiata fatale. Perché per essere fatale lo deve volere Cinzia. Ma Cinzia non è addestrata per uccidere. Cinzia è addestrata per neutralizzare momentaneamente l'avversario. Pertanto Cinzia, quando colpirà le parti basse, non creerà, no, una persona inutile, un maschio inutile, bene? Ma semplicemente lo farà andare per terra, bene? Bene, e lei potrà tranquillamente andarsene via. Bene? Okay. Allora.
your path today.